È un tributo del National Geographic alle donne che ora è approdato al Mantova Village di Bagnolo San Vito con una mostra che scatto dopo scatto offre uno sguardo e fa riflettere sulla reale condizione femminile nel mondo. Women, un mondo in cambiamento, immagini e momenti immortalati dai più grandi reporter della storia della National Geographic Society che propongono un viaggio affascinante nelle storie ispiratrici, commoventi e straordinarie di donne che hanno superato limiti ed avversità tracciando nuove strade per se stesse e per gli altri. Una tematica sociale di quelle care National Geographic è stato sviluppato attraverso quelli che sono 130 anni di storia della National Geographic Society. È una mostra che cerca di esplorare la condizione della donna nello spazio e nel tempo da 130 anni fa ai giorni nostri. Come mai avete pensato di allestire una mostra come questa proprio in uno spazio commerciale? Io penso che gli spazi, anche gli spazi commerciali, siano degli spazi nei quali non si deve invitare le persone a smettere di riflettere, anzi, credo che sia un'occasione per tutti quanti per soffermarsi su quelli che sono grandi tematiche e grandi problematiche dei nostri tempi, per cui siamo ben contenti di avere una mostra esposta a Mantova Village in cui, in uno spazio che è dedicato normalmente appunto ai commerci, le persone sono anche invitate a riflettere e a ragionare su quelle che sono delle grandi tematiche sociali. Coniugare moda con arte e cultura è da sempre parte del DNA del network Land of Fashion, di cui il Mantova Village fa parte, ha ribadito la marketing manager della struttura, Sara Sirocchi, che stamani durante l'inaugurazione ha fatto gli onori di casa alle numerose persone intervenute, tra cui sindaci, parlamentari e il presidente della provincia, Carlo Bottani. Plausi da parte di tutti per la mostra che rimarrà allestita sino al 19 giugno ad ingresso libero. Oggi è una giornata importante, l'inaugurazione di questa mostra bellissima, ma poi anche la fine dello stato di emergenza, dunque possiamo considerarla una giornata di rilancio. È vero, un momento importante, è un periodo importante, stiamo uscendo da una situazione che negli ultimi 2 anni è pesata tantissimo su tutta la filiera e quindi naturalmente anche su tutti gli spazi commerciali, come può essere questo. Purtroppo nel frattempo si sono innestate altre situazioni internazionali oltre che nazionali complicate. È un periodo che però noi affrontiamo comunque con ottimismo, anche proprio perché sono passati 2 anni in cui abbiamo imparato a gestire determinate situazioni che non avevano precedenti. Siamo in un momento in cui stiamo ripartendo di nuovo, nel senso che c'è stata una ripartenza alla chiusura del 2021, un momento poi di flessione all'inizio del 2022, subito dopo l'apertura dei saldi. I saldi sono stati all'inizio molto positivi e poi c'è stata una flessione, ma con una situazione che, come ho detto, conosciamo tutti a livello anche di economia italiana. E adesso sembra che siamo di nuovo in una curva positiva.